traffico, ma a volte fa paura. E quando è così, Roy è subito qui. Quando serve, lui è sempre con noi. Con Roy protetti ci sentiamo. Se un incendio, un pericolo c'è, io so che non devo temer. Roy è con me, lui è la miglior guida. Se per caso c'è un incendio, è forte e coraggioso e ci insegna a vivere sicuri. Cosa fare poi impariamo, se del fuoco noi vediamo. Sicurezza antincendio, siamo sicuri grazie a Roy. Il microonde. Perché quel muso lungo? Qual è il problema? Vedi, papà, sono un po' triste per un mio amico. C'è questa bambina che gli piace tanto, ma è abbastanza sicuro che a lei non piaccia per niente. Questo riguarda il tuo amico? Sì, ma certo. Johnny, sappi che alle ragazze piacciono i ragazzi dolci, proprio come questo gelato. Delizioso. Aspetta, Jean! Oh, ciao, Roy! Che succede? Jean, non puoi mettere la carta argentata nel microonde o andrà a fuoco. Oh, come ho potuto dimenticarlo? Uso sempre il microonde, quindi sarà meglio fare più attenzione. Jean, hai finito con quello? Oh? Ellie, ferma! Oh, e perché? Se metti la carta argentata nel microonde, andrà a fuoco! Davvero? Ellie, lo sanno tutti quanti? Ehi, hai superato il test? Sì, credo di sì, ma lo scopriremo presto. Ah, non faccio altro che pensare a una bella coppetta gelato. Johnny, io amo il gelato! È buono, vero? Io faccio delle ottime coppette. Fantastico! Cindy, vieni con me. Ti preparerò un gelato buonissimo. Preferisci il cioccolato o la fragola? Ecco, cioccolato! Anche io. Cosa? Non ho mai detto che potevate venire! Hai detto che avresti fatto delle coppette gelato! Sì, ma non per voi! Andiamo, ragazzi! È antipatico quando litigate! E a me piace la fragola! Oh, ottima scelta! Forza, gelato per tutti! Ura! Ciao, papà! Salve! Oh, ciao, bambini! Ta-da! Wow! Fantastico! Smettila! Servono per le coppette! Io e Charles andiamo a giocare, allora. Chiamaci quando saranno pronti. Vieni, Charles. Aspetta. Non capirò mai perché non andate d'accordo. Johnny? Ah? Che cosa stai facendo? Monto la panna. Per delle buone coppette bisogna fare la panna fresca. Stai bene? Preferisci che ti tenga la ciotola? Ecco qui. Sto forse sognando. Johnny, c'era una mosca. Johnny, possiamo avere una merendina? Controllate se nel frigo c'è qualcosa che vi piace. Wow. È l'ora della pizza. Credi che dovremmo scaldarla? Sì, vado a prendere dei piatti. Caspita, è bellissimo! Sembra uscito da un giornale! Cosa c'è da ridere? Hai qualcosa qui sulla guancia. Qui? No, ci penso io. Al fuoco! Papà! Da questa parte! Uscite immediatamente da qui! Muovetevi! Il gelato! Andiamo, Johnny! Il gelato! C'è del fumo a casa di Johnny! Rimanete tutti qui! Ora me ne occupo io! Oh.
Ca! Ok, la casa è al sicuro. Grazie, Roy! Dobbiamo fare una bella chiacchierata su come usare in sicurezza il microonde. Prima regola: mai e poi mai mettere niente di metallico nel microonde. Le microonde possono causare un incendio quando rimbalzano sul metallo. Seconda regola: bisogna forare o tagliare a fette il cibo prima di metterlo nel microonde. Se il vapore non ha via d'uscita, il cibo potrebbe letteralmente esplodere. E terza regola: alzate un po' i coperchi dai contenitori per evitare esplosioni. Sono regole semplici. Sì, possiamo seguirle. Il nostro gelato. Io e Cindy ci avevamo lavorato tanto. Sì, ma ci siamo divertiti, giusto? Lo rifaremo. Davvero? Hai ragione, sarebbe fantastico. Ok. Ma non dimenticate, a me piace più il cioccolato. Peter, tu non metterai mai più piede a casa mia. Oh, certo. Solo alle belle ragazze va il gelato.